Vivere con l'emicrania, un rapporto presentato dal Censis, che cosa emerge? Emerge che è una patologia molto sottovalutata, talvolta sottovalutata anche dalle stesse persone che ne sono affette, che ritardano addirittura la presa in carico da parte del medico. Mediamente dai sintomi alla diagnosi passano quasi 7 anni e sono soprattutto le donne a ritardare la richiesta di una risposta da parte professionale, perché questi 7 anni sono molto articolati, sono 4 anni in media per gli uomini e quasi 8 per le donne, che sono le prime a credere di poter rendere compatibile questa patologia con la propria quotidianità. Ma spesso pagano un prezzo molto elevato. La cosa che denunciano di più è il fatto che questa è una patologia sottovalutata socialmente, che nessuno capisce cosa effettivamente provano, vengono considerate esagerate, mentre l'attacco, mentre la presenza continua di questa spada di Damocle che rappresenta un po' la minaccia alla tua quotidianità, rende difficile la vita quotidiana. Ha un impatto sul lavoro, ha un impatto sui compiti domestici, ha un impatto sui compiti familiari. Molto spesso però queste donne, perché sono soprattutto donne, le persone affette dall'emicrania, sono costrette a far finta di niente, a continuare a vivere normalmente, e chiedendo però una risposta sempre più efficace e specialistica da parte del Fisio Sanitario Nazionale, che non sempre è alla portata di tutti. Soltanto il 30% del campione di pazienti viene seguito, frequenta un centro specializzato e solo il 15% ce l'ha come punto di riferimento. E il tipo di servizio a cui tu accedi condiziona molto anche la tipologia di terapia cui tu puoi accedere, per cui la terapia più specializzata è molto spesso appannaggio solo di coloro che sono seguiti dai centri, che sono ancora una minoranza dei pazienti. Quindi è necessario prima di tutto sviluppare una conoscenza, l'informazione, anche da parte dei medici. Questa è una delle richieste che proviene dai malati, cioè bisognerebbe che ci fosse una maggiore informazione anche da parte dei professionisti della sanità, per arrivare a una identificazione precoce, una capacità di presa in carico completa della malattia, che invece oggi è sottovalutata e lasciata, diciamo, alla gestione individuale delle persone, soprattutto delle donne che ne sono affette, che hanno un po' privatizzato la malattia, rendendola falsamente compatibile con la loro quotidianità, che però è una quotidianità molto difficile, per la quale pagano un prezzo molto forte proprio in termini individuali.